Lonely Craps, bitch, tutti quanti ragazzi, sono Zebossa e sono tornato con la quarta parte del mio Let's Play su Pokémon Zaffiro. Allora ragazzi, scusate se era tanto dopo che non facevo video su Zaffiro, ma sono stato molto impegnato in questi giorni, soprattutto con lo studio e con l'esame del bagnino di Assistente Bagnanti, che ho superato ragazzi, sono stato promosso, sono riuscito a superare l'esame di Assistente Bagnanti. Allora ragazzi, c'erano lasciati a Bluruvia, ma sono voluto tornare a Petalipoli, quindi da voi prendete, parlate col signor Remo e... Gli dite, mamma mia, gli dite di ritornare a Petalipoli e poi da Petalipoli tornate a Ferrugipoli. Parlate, dopo aver consegnato la lettera a Rocco, naturalmente, parlate con lui che vi darà il condividi esperienza. Ok, possiamo tornare. Ah sì, mi avete consigliato in diversi di mettere delle musiche di sottofondo, però devo vedere comunque, intanto lascio così. Ah, volevo anche mostrarvi la mia squadra. Allora, abbiamo Combusken allenato al 24, con le mosse Rocciotomba, beccato doppio calcio bracciere. Poi Vigoroth, Slakoth si è voluto in Vigoroth, anche se di attacco mi aspettavo qualcosa in più. Comunque a Graffio sfuriate, come mosse buone. Lotta si era già voluto in Lombre e adesso ha Sgomento, Bruciapelo, Sgomento, Naturforza. Guardate quanto attacco che ha il mio Breloom. Natura per l'attacco, insomma, vedete, 78 di attacco, appena al 23. Mosse potentissime, voto in testa, pugno rapido, mega assomento, semitraglia. Lui non mi serve, e Swellow, insomma, buon attacco. Anche se ho due sostituti pronti, che sono... Eccoli qui. Aron, ho trovato un Aron con natura per l'attacco, ed è molto forte. Ragazzi, consigliatemi se tenermi Aron o qualche altro Pokémon in squadra. Io sarei tentato di togliere Aron con Vigoroth, scusate. E poi Zubat, che devo ancora allenarmi, in natura per l'attacco. Quindi adesso possiamo tornare a Bluruvia. Sì. Allora. Ok. Facciamo così. No, non voglio... Che culo. Ok. Ok. Andiamo a Bluruvia. E da qui parliamo subito con lui per andare a Selcepoli. Perfetto, siamo arrivati a Selcepoli. Qui ci sono diversi allenatori da battere. E noi usiamo Combusken. Ok. Bene. Lui non, loro non parlano, non fanno niente. Ok. Volevo usare doppio calcio, ma mi ero sbagliato. Sì, voglio lottare con te. Altro Wingull, altra Rocciotomba. Beccata. Allora, allenatrice, insomma bambina. Ho sbagliato mossa, non importa. Con la velocità. È tipo normale Azzurri, so che sembra tipo acqua, ma è tipo normale. Lui ci darà sabbia soft. No, che coglione che sono. Ok, epic fail. Allora, aspetta, allora. Ah, era lei infatti, pareva strano. Uno di questi qua ce la dava comunque. Ok, qui battiamo tutti e tre gli allenatori. E quell'uomo là ci darà 6 gassose dopo l'allenato. Ci vuole niente comunque. Buona. Beccata. Tentacle. L'unica è... Perfetto, bene. Ah, mi ha visto lei. Ero convinto di andarci a parlare. Ok, manca sotto lei. Anzi, lui, mi sbaglio sempre. Chi è? Meryl. Lui è sì che è di tipo acqua. Infatti non ha fatto superare efficace. Ok. 6 bottiglie di gassosa. La gassosa restituisce 60 PS. Allora, qui cosa abbiamo da fare? Qui non abbiamo niente da fare. Allora. Sì, possiamo andare qui. Parliamo con lei magari, poi andiamo subito per di qua. Anzi no, prima per di qua. Ok. Lui ci dice di cercare il capitano Remo. E fatalità, la coda è scomparsa.
paghiamo 50 euro per entrare nel museo. Saliamo su. E quello è il capitano Remo. Parliamo con lui. Vengono due del team Hydro che dobbiamo battere. Doppio calcio su Carvagna. E poi lui ne avrà due di sicuro. Un Puccen e un Zubat. Al Zubat l'ho indovinato. E Carvagna, vabbè dai. 26, ok, adesso faccio combattere qualcun altro. Arriva il capitano del team Hydro. Come si chiama? Ivan. Max era quello del team Magma. Ok, sì, tieni la merce Devon. Devon. Lui, parliamo con lui, ci darà furto. Che non insegnerò a nessuno. Non ancora, almeno. Potrei già curarmi i Pokémon. Ok. Qui c'erano alcuni del team Hydro che bloccavano la strada apposta perché voi facevate quella cosa là, diciamo. Allora, Vigoroth, ma forse meglio Brilum. È il secondo. E ora Minun. Dimmi che salgo 24. Molto buono questo Brilum. Ai, butti in testa. Qui ci vuole una cosa di coppia. Caramel rara. Oh ragazzi, un sacco di strumenti, tutti quanti, ho 6 caramelle rare e un sacco di strumenti, tutti trovati grazie a, tra cui 4 pepite, tutti trovati grazie a Zigzagon con il suo raccolta. E io direi di allenare l'ombra, va. No, anzi Vicolot. Voglio che diventi forte. Insomma, Slaking è forte. No, pugno rapido su Plazel. Graffio. Non ci siamo. Ok. Schitti. Basta un pugno rapido, visto che è super efficace. Ah, ok. Lui c'ha dei Magikarp. Me lo ricordo fin troppo bene. Ok, e adesso Magikarp al 15. Ah, come intuitivo. Ok, andiamo per di qui. Ok, super guardia che venderò subito. Ok, direi che adesso andiamo a destra e di sicuro ci incontreremo con Vera. Ah sì, qui c'è anche... come si chiamava questa qua, insomma? Il mago del qui... la Quizzoteca. Ok, facciamo la Quizzoteca. Ok. Ok, più 3 di attacco ancora. In testa. Ah, mi ha avvelenato. E io recupero la vita. Ok. Per di qua cosa c'era? Ah, subito la porta. Per di qui. Mi pare c'è la pergamena, sì. Là c'è uno strumento, andiamo a prenderlo. Porto al 26 anche Zigzagon. Zigzagon, Brilum, scusate. Ok. Ok. Lei ci vedrà da 50 km, infatti. Chi è un Oddish? Fanculo, non posso neanche usare Mega Assorbimento. Vabbè, insomma, adesso alleniamoci Vigoroth. Voglio aspettare prima di allenare il suello. Voglio allenarmi prima anche Golbat. Anzi, Zubat, e farlo diventare un Golbat al 22. Ah, messaggio Groom, ma lo zaino è pieno. Super guardia, butta. Così io prendo messaggio Groom, ma poi cosa faccio? Lo butto, ragazzi. Mi pare ovvio. Dai.
Vai. Dai, adesso dovremmo andare a battere Vera adesso. Lui mi dà caramella rara, se non mi sbaglio. Sì, siamo già a 7 caramelle rare, ragazzi. Ha uno strumento Zigzagon? No. Di sicuro non c'è. No, infatti. Anzi, di sicuro non è nascosto. Ok. Graffio. Fa poco danno. Dai, Slakot. Anzi, Vigoroth. Mi sbaglio sempre. Puoi fare di meglio. Affinché hai quelle mosse di merda. Un super colpo. Fai schifo. Ok. Pucena. Un brutto colpo. Comunque, ragazzi. Ah, mi sono anche accorto che era un Aron. Qua ci vuole un intervento di Lombre. Dai, amico mio. Comunque, ragazzi, consigliatemi chi tenermi in squadra. Io penso di sicuro che Crobat. So che Crobat è più forte di Swellow. Quindi penso già di tenermi. Mi alleno Zubat. Un po' alla volta lo faccio andare a livello di. Di come si chiama? Di Swellow 22. Poi si evolve naturalmente 22 si evolve. E insomma decido chi tenere tra i due. Poi Aron, non so chi al posto di chi metterlo. Io ero tentato Vigoroth, oppure l'ombra più avanti anche. Tanto qui la squadra sta cadendo a pezzi. Ecco Vera. Penso che dopo lo scontro con Vera stopperò il video. No, paralizzante. E anche Parassiseme. Mi prendi per il culo? Mi prendi per il culo? Mi prendi per il culo? Non è possibile, no? Ma dai, ma fai schifo Vigoroth. Sempre tutto lui deve fare. Ah, Marsh Stomp. Porca troia. Dai. Vediamo. Dai. In culo di tua mamma. Buona. Che è rimasto? Un Umel. No, ho sbagliato mossa. Ah. Ok. Detector. Detector. Allora, qui ragazzi è pieno di strumenti. Quando. Adesso andiamo direttamente alla prossima vaffanculo, va. Vado a curarmi qua. Ma questa è proprio. Sfiga totale. Ma la madonna. Ok, dai, ragazzi. Direi di stoppare adesso questo episodio, magari. Allora, ragazzi, sì, stoppiamo adesso questo episodio. Allora, consigli, ragazzi. Vedete la mia squadra. Vigoroth mi aspettavo di meglio. C'ho appena 39 di attacco. Mi aspettavo di più. Forse Slaking, che è molto più forte. Brillum, mi sono aspettative, sono rispettate. Lombre, mi serve un tipo acqua per surf, naturalmente. A parte che forse Line non può impararlo. Forse, o forse, allora, se, adesso guarderò. Se Zigzagoon, o forse Linun, che ne catturerò uno semantico più avanti, può usare Surf, butterò via questo Lombre del cazzo, metterò un bel Aron molto più forte. Con Basque nello starter, Zigzagoon, avete capito, è il Pokémon delle meraviglie. E terrò probabilmente Golbat, Zubat, che farò evolvere in Golbat, che diventerà un fantastico Crobat, con mosse come l'acciaio, volo, attacco d'ala, veleno denti, insomma. Quindi, consigliatemi anche voi, accetto sempre i consigli. E vabbè, potete vedere anche le statistiche, insomma, del mio Aron. Buon attacco, mosse, azione, ferrativi, fa un cosbella, voto in testa. Invece lui non l'ho proprio toccato. E comunque, nel prossimo episodio, intanto prenderò senza reccare tutti gli strumenti che ci sono con i detector. Basta che voi da qua cominciate a usare sempre i detector, troverete una montagna di strumenti. Quindi per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!